Ciao sisters, ciao ragazzi e bentornati su Pop Makeup 85. Oggi video con me Federica, purtroppo video da sola perché con Carlotta non sono riuscita ad incontrarmi. In questo video di oggi voglio mostrarvi, dato che ci stiamo avvicinando al periodo di Halloween e so che a voi le ferite finte piacciono parecchio, voglio mostrarvi come poter ricreare questa ferita finta all'occhio, veramente facilissima da realizzare ma come sempre vi dico di grandissimo effetto scenico. Eccola qui! Piccolo aneddoto, l'altro anno sono andata in un negozio a fare delle ferite finte, una dimostrazione di come poter creare delle ferite finte appunto con la plastilina, e mi ricordo che uscendo fuori dal negozio dove appunto c'era questa ferita finta abbiamo fatto tipo una sorta di prank alle persone che passavano e tutti dicevano: oddio mio, che impressione, mamma mia come fa paura, oddio sembra vera, bla 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 bla. Quindi per questo dico che se vi farete questa ferita finta ad Halloween sicuramente non sfigurerete rispetto agli altri invitati della festa. Quindi bando alle ciance, passiamo a vedere cosa vi servirà per realizzare questa ferita finta. Vi lascio tutti i video delle ferite finte precedenti, quindi fatti l'altro anno, nella scheda informazioni che non mi ricordo mai se sta a destra o a sinistra. Dovrebbe essere qua, quindi cliccateci, vi lascio proprio la playlist con tutti i face painting di Halloween, le ferite finte, tutte queste cose un po' paurosette. Io direi di non chiacchierare oltre e ci vediamo dopo per i saluti finali. Allora, cominciamo con il tutorial. Per prima cosa dobbiamo andare a colorare la lima interna dell'occhio con una matita, possibilmente per gli occhi se l'avete color rossiccio, oppure con una matita per le labbra. Questo perché ci servirà per dare l'illusione che appunto l'occhio ha il sangue dentro. Poi, una volta che abbiamo fatto questo passaggio, andiamo a prendere questa plastilina qua. Io utilizzo quella della Snazzaro, voi qualsiasi plastilina trovate va bene, non è che per forza di questa marca. Prendete un pochino di prodotto, con le dita lo scaldate e create una sorta di tubicino. Ok, quindi una volta che abbiamo messo la nostra striscina di plastilina, con un pennello bagnato possibilmente, perché ho scoperto che con il pennello bagnato, anche con un cotton fioc bagnato, è più facile lavare la plastilina, andate a spiaccicare il bordo, termine tecnico spiaccicare soprattutto, il bordo, questo qui, della plastilina alla vostra pelle. Quindi cercate di togliere il più possibile appunto il divario che c'è tra la plastilina e la pelle. Una volta che avete fatto questa operazione, andate a mettere un altro pezzetto di plastilina, sempre diciamo formando un triangolo, su questa parte qui, quindi sulla parte opposta. E anche qui con pazienza certosina riprendete il pennello e andate questa volta però a spiaccicare questa parte qui sulla guancia. Naturalmente fate attenzione a non cacciarvi la plastilina nell'occhio, cioè perché comunque non ci deve andare nell'occhio, quindi fate soltanto esternamente, mi raccomando. E adesso per i più temerari potete anche andare a fissare il tutto con un pochino di lattice liquido, però mi raccomando sempre attenzione agli occhi, perché dentro l'occhio non ci deve andare niente di tutto ciò, solo sulla pelle fuori, mi raccomando. Quindi una volta che abbiamo che tutto quanto si è asciugato, dobbiamo andare a colorare la nostra plastilina, perché appunto si sa che colore è, tipo bianca. Per farlo o utilizzate un fondotinta molto coprente, o utilizzate un correttore, oppure potete sbizzarrirvi se siete in vena di fare cose bizzarre con i colori questi per il face painting. Perché qual è il trucco? Noi comunque dobbiamo considerare che questa in teoria è una ferita, quindi la ferita non è solo del colore della vostra pelle, perché naturalmente diventa livida e tutto quanto. Quindi andate a utilizzare rosso, arancione e verde per andare a ricreare appunto quel coloretto che c'è quando uno si fa male, quindi un pochino livido. Quindi io inizialmente inizio con un pochino di rosso, poi ci andate a mettere un'antichietta di arancione, poco poco, giusto così, e poi anche un po' di verde. Il verde però io vi consiglio di metterlo con le spugnette queste così un po' bucherellate, perché comunque non è, cioè ce ne deve essere niente, pochissimo, è proprio poco poco. Vedete, poi il bello del lattice è che come se si sfilaccia e quindi vi dà quell'effetto fighissimo, tipo di pelle che appunto si è rotta, cioè proprio molto creepy. Vabbè, comunque adesso voi vi divertite con la spugnetta a ricreare i lividi e tutte queste cose qua. Andiamo a creare la profondità utilizzando l'acqua color nero, perché comunque
oppure anche se volete un l'ombretto non tanto, è meglio la liner, comunque qualcosa che sia abbastanza liquido perché ci deve dare un po' l'effetto appunto bagnaticcio, quindi ci siamo, dai, bene o male l'effetto nero c'è. A questo punto, come vi ho detto prima, lavorando comunque sull'occhio, che è una parte delicata, nella prima parte, quella più a contatto con la parte interna dell'occhio, per fare l'effetto sangue finto andiamo a utilizzare l'acqua color rosso, quindi voi lo bagnate tanto, lo diluite parecchio, lo andate ad unire con un pochino di nero, perché altrimenti rosso rosso si capisce che è finto, e andate a mettervelo proprio qua. Arriva il momento di utilizzare il sangue finto, quindi io utilizzo questo qua in gel così, voi potete utilizzare quello che avete a casa. Questo è molto geloso, diciamo. E quindi, cari sisters e cari ragazzi, questo che vedete è l'effetto speciale, veramente molto facile da realizzare, ma di grandissimo effetto. Dovete andare in giro un po' con l'occhietto come se fosse proprio, però vabbè, dai, per l'effetto speciale ci sta. Quindi io vi ricordo che vi lascio tutti quanti gli altri video dedicati ad Halloween, quindi effetti speciali, e la scheda informazioni che non mi ricordo mai se sta più qui. Quindi se questo video vi è piaciuto e non volete perdervi gli altri video di Halloween, la nuovissima rubrica Troppo Trash che facciamo insieme a Carlotta, dove appunto parliamo di tutto il trash del web e non solo, video acconciature, video makeup transformation e quant'altro, mi raccomando iscrivetevi al canale, scampanellate questa campanella altrimenti non vi arrivano le notifiche, e niente, lasciatemi pure un bel like se vi va, così supportate e condividete il video con i vostri amici o le vostre amiche. Quindi detto questo vi saluto, vi mando un grosso bacio, un grande abbraccio e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!